con Maurizio Polverini per parlare, sempre ovviamente in clima di coronavirus, cosa resterà di questo campionato. Buongiorno Leo, come sai a me piacerebbe parlare di calcio giocato, già non mi piaceva quando si parlava delle vicissitudini dell'Arezzo che gli anni passati hanno occupato molto tempo delle nostre interviste, ora siamo qui a discutere insieme quello che diciamo i vertici del calcio e anche del governo vogliono decidere in base alla ripartenza. Dico Leo, te che ne pensi? Ti faccio una domanda a te di questo balletto secondo me. Allora, io visto che fai l'intervistatore penso che fanno come al solito, ma per me sono anche d'accordo a rimbalzarsi l'ultima decisione per dire oh, l'hai detto te, io non c'entro niente, perché il calcio ha detto noi siamo pronti, si parte da salvo che. Quindi la situazione certamente non è facile, perché come hai spiegato te il calcio è uno sport di contatto, capito? E poi bisogna cambiare il regolamento, perché se gioco con la mascherina, quando uno segna la può togliere come cavava la maglietta? Vabbè, ho fatto domanda perché come al solito fosse in maniera ironica e intelligente. La mascherina, chiaramente ho sentito anche altri sport, oltre il calcio, il tennis, cioè giocare con la mascherina. Forse questi politici, questo non lo sa che non parlo mai di questo, ma come non sanno della vita normale, economica, e lo stiamo dimostrando purtroppo, lo stanno dimostrando per noi, non hanno mai neanche fatto uno sport. Ora, giocare al calcio, al tennis con la mascherina è una cosa impossibile. Quindi, ora, e sport di. Poi da tennis puoi giocare solo se riconosciuto dalla federazione. Sì, ora si possono, diciamo, possono ricominciare al 4 maggio, sicuramente anche per il tennis, allenamenti individuali, poi quelli di squadra. No, se tu no. Non sei riconosciuto, certo, no, non amatoriale, chiaramente. Non si può certo, andare a giocare certo, a tennis, certo. Però i circoli sportivi, anche di tennis, probabilmente potrebbero aprire dopo il 18, e lì il problema sarà, per dire, esclusivamente con le spogliatoie, ecco, perché lì è veramente il rischio del contagio. Nel campo da tennis, specialmente il singolo, forse uno dei pochi sport che si può praticare. Nel calcio, come hai anche anticipato te, ci sono delle grosse problematiche. È uno sport di contatto e io, come ho ripetuto anche l'altra volta, Leo, penso che la Lega Pro, e Ghirelli ha già detto, e anche la Serie B non ripartiranno, partiranno dal prossimo anno, ci sarà soltanto da discutere per le promozioni e le cessioni. La Serie A forse dal 18, però la vedo veramente difficile, perché, ripeto, se vogliamo la certezza assoluta dell'assenza di contagio come noi la possiamo avere nella vita normale, perché secondo me questo è il più grande problema, noi bisogna convivere con il contagio, sia a livello normale, pubblico, privato, economico, sociale, che anche a livello sportivo. Cioè bisogna convivere vuol dire che bisogna mantenere il distanziamento sociale, le mascherine e tutto. Ecco, dicendo questo, non so come si può giocare al calcio. Allora, in attesa di sentire gli sviluppi, perché la prossima settimana ci dovrebbero essere, se no si va troppo in là. Intanto, che vi posso dire, l'unico sport che credo che possiate affrontare tutti senza alcun problema, professionisti dilettanti, è la scherma, che ha già la mascherina, quindi è inutile la mettiate. Sì. Non ci ho pensato, mai sorpreso. Diamoci alla scherma. Una volta ci si dava lì. Anche al fioretto che anzi, è più, guarda, elegante. Faccio un fioretto. Se passa questa epidemia, ti bacio sulla bocca con la lingua. Io no, però, questo, cioè, bisogna essere in due a fare queste cose. Okay. Va bene, buongiorno.